da oltre 20 anni. Eleva 2000 è leader nella vendita, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Il nostro primo obiettivo è la tua sicurezza. Operiamo in provincia di Alessandria e Pavia, con un pronto intervento attivo 24 ore su 24. Siamo a Tortona, in strada statale per Genova 11B. Visita anche il nostro sito eleva2000.it. Fiat Track, da più di 30 anni, è un punto di riferimento chiave nel settore della logistica. Concessionario ufficiale carrelli elevatori, nel suo showroom di Tortona, in strada statale per Genova, commercializza macchine per la movimentazione di merci, piattaforme aeree, scaffalature e attrezzature per le pulizie industriali di marchi leader di mercato. Ampio assortimento di macchine usate, servizio efficiente di riparazione e assistenza multimarca. Fiat Track, dal 1991. Logistica affidabile. La tua vita, la tua radio. Diretta Stadio. Buongiorno a tutti, questa è Radio PNR, questa è Diretta Stadio. Oggi è mercoledì 31 gennaio 2024, sono le 14:21 minuti. Tra poco meno di 10 minuti scenderà in campo il Tortona. Trasferta importante quella di oggi contro il Chisola, 14:30 start della partita. Intanto comincio a dare il benvenuto, comincio a dare il buongiorno al nostro Cristian Semino. Ciao Cristian. Ciao Carlo, buongiorno. Eccoci qua. Allora Cristian, oggi dicevamo il Tortona va a giocare a Vinovo in provincia di Torino, trasferta molto importante, 25esima della serie di Girone A, sesta di ritorno. Giusto per fare un recap, se puoi raccontarci, dirci le partite che andranno in scena oggi in questo turno infrasettimanale. Sì, certamente, giocano tutte le 14:30, parte Alcione Ligorna che inizierà alle 15, dunque Albenga Chieri, Asti Ticino, Borgo Sesia Fezzanese, Braalba, Gozzano Pinerolo, Lavagnese Sanremese, Vado Varese e Vogherese Pondonna. Chiaramente anche Chisola De Ortona è la partita che andremo a seguire con grande attenzione. Abbiamo il nostro Domenico Monte in collegamento da Vinovo, insomma tra poco lo sentiremo e insomma probabilmente ci dirà anche le ultime dai campi per quanto riguarda il De Ortona. Cristian, andando a prendere la scorsa giornata, la 24esima, il De Ortona arriva da una pesante sconfitta in casa 3-0 contro il Gozzano, che tra le altre cose insomma ci avvicina in modo un po' pericoloso alla zona playout e un po' vanifica anche la bella vittoria col Pinerolo della giornata precedente. Sì, sicuramente anche andare a giocare a casa della seconda della classe con una brutta sconfitta così non è sicuramente bello, e oggi il Tortona dovrà fare una grande prestazione per portare a casa almeno un punto, che è quello che speriamo tutti come minimo. Ecco, esatto, insomma giusto per inquadrare tra le altre cose il Chisola, diceva giusto Cristian, perché la formazione del Chisola in questo momento è seconda in classifica dietro soltanto l'Alcione Milano. Siamo a 44 punti in questo momento, insomma ne ha fatti molti in trasferta, addirittura più in trasferta che in casa, ma soprattutto va da sé che si fa sentire il suo ordine di marcia, 12 vittorie, 8 pareggi e soltanto 4 sconfitte, e anche un altro dato che un po' ci può far paura, i 32 gol fatti. Dall'altra parte però i 21 gol subiti. Cristian, se devi dire un nome così te la butto lì al volo, su chi puntare là davanti nella partita di oggi per quanto riguarda il De Ortona? Beh, sicuramente Tigani non sta passando un buon momento, dopo aver segnato con l'Alba è un po' in difficoltà. Diciamo che il De Ortona tra attacco e difesa ha i suoi problemi e sicuramente deve ritrovare i gol dei suoi attaccanti. Ecco, quindi forse il nome che butta lì Cristian è quello di Tigani. Adesso sì, magari sì, tra poco andremo a sentire anche appunto Domenico se scenderà in campo oppure no il ragazzo là davanti per quanto riguarda il De Ortona. Nel frattempo vado al volo a guardare la classifica. Ce l'hai tu Cristian? Ce l'ho anch'io. Sì, ok, allora raccontacela tu la classifica dalla prima alla 20esima posizione chiaramente, e poi in modo particolare faremo un rapido focus per la posizione del De Ortona. Prego Cristian. Sì, perché comanda sempre l'Alcione a 54, a più 10 sul Chisola secondo come dicevamo, segue al terzo posto il Varese a 42, poi Ticino a 41 e Albenga a 39. Appena fuori dalla zona playoff c'è il Ligorna a 39 punti, Bra a 38, Asti 37, Vado 35, Gozzano e Fezzanese 30, poi seguono Vogherese a 29, Dertona e Sanremese a 28. Dentro la zona playout ci sono Chieri, Pinerola 26,
Alba e Lavagnese a 24 e poi chiudono la classifica Pondonna 19 e Borgo Sesia a 14. Benissimo, quindi dalla classifica che ci ha raccontato Christian vediamo veramente una classifica spaccata, un girone spaccato letteralmente in due, dalla nona posizione del Vado a quota 35 che può ancora avere velleità di zona playoff, poi dalla Fezzanese in giù a quota 30, dalla undicesima posizione alla ventesima, tutti nella bagarre per evitare i playout e chiaramente la retrocessione. Forse l'unica su cui possiamo puntare una fiche della retrocessione certa è il Borgo Sesia, ai noi per la squadra piemontese soltanto 14 punti, ma poi dal Pondonna in su insomma ci possono essere delle speranze. Dicevamo Dertona quota 28 punti insieme alla Sanremese, ad appena due punti sopra il Chieri e il Pinerolo a quota 26, e forse può essere interessante anche andare a recuperare le partite che vedranno di scena oggi in questo mercoledì 31 gennaio, perché ad esempio la Sanremese che andrà a giocarsela contro la Lavagnese, piuttosto che appunto altra partita importante per quanto riguarda la nostra classifica, in qualche modo il Gozzano che se la vede col Pinerolo. Forse è Gozzano-Pinerolo la partita che dobbiamo tenere con più attenzione sotto i nostri occhi. Sì, sì, esatto, partita molto interessante, uno scontro diretto a tutti gli effetti, noi ci aspettiamo che ne esca un risultato positivo anche in casa d'Ertona ovviamente. Ecco, chiaramente, forse mi viene da dire quasi da puntare sulla vittoria del Gozzano per lasciarsi dietro il Pinerolo, anche se forse il pareggio potrebbe mettere tutti d'accordo. Questo per presentarvi l'inizio del match, questo per presentarvi quello che sta per accadere a Vinovo, ve lo ricordiamo, Chisola-Dertona, Chisola secondo in classifica, sì a 10 punti dall'Alcione, ma con insomma ottimi risultati fino adesso. Dall'altra parte il Dertona invece tredicesimo, stesso punteggio della Sanremese che oggi sarà impegnata a Lavagna. Vorrei capire se c'è appunto Domenico, gli diamo la linea, eccoci qua. Allora ciao Domenico, buongiorno, benvenuto. Eccoci qua, aspetta che ti alziamo, chiedo scusa, ho sbagliato io. Eccoci qua. Ciao Domenico, benvenuto. Ciao, ciao ragazzi. Eccoci, benvenuto. Allora, Chisola Dertona, hai qualche informazione in più anche sugli 11 in campo? Sì, ho subito le formazioni, quindi se volete possiamo andare in diretta. Prego. Allora, Chisola che schiera Montiglio, Nisci, De Grassi, Rosano, Benedetti e Corrotto, Viano, Di Lernia, Rizk, Suazo e Ponsat, in panchina Bruno, Girondo, da Trimarchi, Scarpetta, De Riggi, Antolini, Montenegro, Vada e Luzzardo. L'allenatore, che in realtà è l'allenatore in secondo, il signor Luca Mezzano. Mister Ascoli è in panchina, anzi non può andare in panchina, è in tribuna, qui non lontano dalla nostra postazione. Per quanto riguarda invece il Dertona, Sattanino, La Cava, Carcalis, Tambussi, Marchetti, Procopio, Saccato, Gnatto, Gueye, Strada e Amaradio. L'allenatore signor Fabrizio Daidola in panchina, Cichera, Daffonchio, Vultaggio, Nani, Schirone, Barisone, Gulli, Manasiev e Digani. Eccoci. Direttore di gara il signor Davide Testoni di Ciampino, i guardalini i signori Bosco e Scaldaferro di Vicenza. Eccoci, allora Domenico, abbiamo sentito gli 11 titolari, ecco, nel prepartita insomma con Christian chiedevo un po' della parte offensiva del Dertona, fa insomma un po' punto esclamativo il fatto di Tigani in panchina, com'è? Ma oggi c'è una specie di rivoluzione davanti, penso che parteremo con una specie di 3-5, diciamo un 3-4-3 mi sembra, con davanti Gueye e punta centrale, accanto due giocatori veloci come Strada e Sacca, speriamo bene. Tigani e Manasiev sono in panchina, vedremo poi cosa deciderà mister Daidola. Si gioca nella bella cornice del Dino Marola di Vinovo, davanti a circa 200 spettatori, che non è una brutta cornice di pubblico visto che si gioca di mercoledì. Ecco, siamo quasi pronti. Dertona che attacca dalla sinistra alla destra, sono partiti in questo momento. Ti lasciamo la linea, prego, e buona partita, noi siamo qua in studio a supportarti. Allora c'è il lancio di Carcalis, poi Ponsat, una palla in area, ci arriva subito il portiere Montiglio, che è un classe 2003. Tanto ci sono dei fumogeni qui da parte dei giovani ultras del Chisola. Il Chisola che parte con la coppia espertissima di centrali, Giorgio Corrotto e Fabio Benedetto. Ed è il numero 5 Benedetto che lancia in avanti una palla a cercare Suazo. Ricordo che il giovane Suazo è il figlio di David Suazo, campione ex Inter Cagliari e Genoa.
Tanto attenzione alla Dertona sulla fascia sinistra con Procopio, che prova a servire Strada, che veste la maglia numero 10, viene contratto da Viano in fallo laterale. L'ultimo tocco però, dice l'arbitro, è di Strada. Sarà la prima rimessa laterale a favore del Chisola. Chisola che viene davanti con Giorgio Corrotto, anzi scusate, con De Grassi. Da De Grassi a Benedetto, poi al numero 2 Nishi. Siamo nella fase di difesa del Chisola, che adesso alleggerisce a Montiglio. Il portiere poi serve il numero 7 Viano, che avanza palla al piede quando abbiamo superato il primo minuto. Giorgio Corrotto, poi c'è un break tentato dal Tertona, non riuscito. Ancora il Chisola nella a metà campo, vediamo il Chisola con Benedetto e Corrotto. C'è una leggera spinta, fallo, quindi l'arbitro del calcio di punizione. De Grassi avanza, palla al piede, serve Nishi, siamo sull'estrema sinistra, poi ancora De Grassi, poi ancora a Fabio Benedetto, poi ancora De Grassi. Un Chisola che per ora è partito al piccolo trotto. Ancora De Grassi sulla palla, poi la palla per Nishi, che serve indietro al proprio portiere Montiglio. Vediamo Montiglio che non sa cosa fare, serve poi De Grassi, ancora Montiglio. Chisola che ha iniziato con ritmi molto lenti, lancio lungo di Montiglio a cercare Kamal Rizkun, anticipato da Tambussi, oggi titolare, ricordiamo che Rossi ha rotto tre costole, purtroppo sarà fuori. Vediamo tanto Luca Maradio sulla fascia, cerca e trova Procopio per Strada, Gueye per la botta di Toniato, primo tiro alto sulla trasversale, ci ha provato e ha fatto bene Toni Toniato, palla che termina sul fondo, nessun problema per Figlio. Poi serve De Grassi, da De Grassi a Fabio Benedetto, avanza palla al piede Benedetto, serve Rosano, lancio lungo a cercare Suazo, che viene anticipato, poi ci pensa Ponsa per recuperare, ecco nella prima progressione per Suazo, bravo Tambussi che serve Sacca se la deve vedere con De Grassi, palla che termina in fallo laterale. Dice che gli ultimi ad avere la fuori sono gli uomini del Chisola, quindi c'è un fallo laterale, il primo per il Dertona. Sarà Andrea Lacava con le mani a rimettere la palla in gioco. Quando i minuti sono 3 qui a Pinovo, 0-0 tra Chisola e Dertona, partita molto equilibrata, è iniziato anche direi al piccolo trotto. Tanto è Andrea Lacava con le mani che prende il suo tempo. Vediamo la cava con le mani, il passaggio per Marchetti, l'ex Progresso serve in avanti Sacca, anticipato da De Grassi che serve Kamal Rizkun di testa, passaggio per Suazo, l'arbitro dice che Rizkun è stato spinto ed è il numero 8 di Lernia, uno dei migliori centrocampista della categoria, che serve De Grassi, poi all'indietro per Fabio Benedetto. La palla al portiere Montiglio. Chisola pare partito abbastanza piano. Ora il Chisola all'indietro per Montiglio. Montiglio è disturbato. Lancio lungo a cercare l'ex novese Ponsa. Sembra che abbia già segnato 10-11 gol questa prima fase di campionato, anche se non è tanto prima fase, visto che siamo già nel girone di ritorno. Dalla linea laterale ancora Andrea Lacava che andrà a rimettere la palla con le mani, non siamo lontani dalla linea centrale del campo, stoppa bene la palla qui che serve Sacca che prova a entrare in area, poi Strada, fa strada in area, prova a servire Sacca, non lo trova, bello lo spunto di Strada in area, conquista solo una rimessa laterale.
sarà ancora Andrea Lacava che probabilmente servirà Sacca, anzi no, cerca Gay in area, poi ancora Lacava, cross, ci arriva Strada ma non riesce a stoppare bene, poi ancora Strada caricato da Corrotto, vediamo che l'arbitro vede la spinta di Giorgio Corrotto e c'è la prima posizione interessante dalla sinistra per il Tertona, una buona occasione per un cross in area, vediamo Guei in area, anche Luca Maradio, Tambussi, lo stesso Carcalis vanno in area a sfruttare questo calcio di punizione che probabilmente verrà pennellato in area dal sinistro di Matteo Procopio. Tante maglie bianche ma anche tante maglie nere in area, vediamo Strade, Procopio sulla palla, ancora un attimo, tanto i minuti sono 6, il cronometro sempre 0-0, sarà Matteo Procopio col suo sinistro, sbagliata purtroppo la direzione della palla, ma ancora Procopio recupera, prova la conclusione, deviata, c'è il primo calcio d'angolo, calcio d'angolo numero 1 della partita, appannaggio del Tertona, anzi no, dice l'arbitro che l'ultimo ad aver deviato è un giocatore del Tertona, ci sarà una semplice rimessa, approfitto intanto questa piccola pausa per fare gli auguri al nostro vescovo che oggi compie gli anni da parte di tutta la redazione sportiva, e già che ci sono anche alla futura sposa Sacca, la signorina Eleonora che oggi compie gli anni, speriamo che Sacca gli faccia un bel regalo. Tanto è Rizkuk, proietta in avanti, mollato da Cani, poi è Spazzo e si butta sulla palla, palla che però termina in fallo laterale ed è Procopio con le mani che va a rimettere per Marchetti, gira bene Marchetti, viene steso da Rizk e quindi la palla termina fuori, ma c'è un calcio di punizione che andrà a calciare tra poco Carcalis. I minuti sono 8, siamo vicini alla linea di metà campo, 0-0 qui allo stadio di Vinovo, ancora Marchetti che gioca da play, oggi la palla un po' troppo lunga per la cava, prova a tenerla in campo, non ci riesce e quindi ci sarà l'ennesima rimessa con le mani da Nisi a Grassi, ancora Nisi e poi ancora De Grassi, da De Grassi a Suazo che di testa prova a servire Rosano, bella palla per Rizzi, attenzione, parte Rosano sulla destra, la palla è troppo lunga, ricordo che si gioca su campo sintetico di nuova generazione, palla che corre via molto veloce, 0-0 per ora, più Tertona che Chisola, anche se siamo partiti da poco, Marchetti sbaglia adesso Guei e poi piano c'è primo contropiede per Rizk che prova a servire in area Spazzo, la palla è sbagliata e termina direttamente sul fondo, sarà il nostro portiere Sattanino a rimettere con calma, vediamo Sattanino che va a posizionare la palla a terra, gli si avvicina anche Leonardo Tambucci che oggi parte a titolare, vediamo Sattanino che invece proverà il rinvio lungo verso la metà del campo, vediamo se ci arriva Guei, viene anticipato ma fallosamente da Grassi ed è bravo Guei a conquistare questo calcio di punizione sulla tre quarti, sarà Toniato ad andare a calciare, vediamo Toniato sulla palla, ancora Toniato che guarda la disposizione dei compagni, poi in realtà aspetta l'arrivo di Procopio, sarà forse lui col suo sinistro a provare a trovare qualcuno in area. Procopio lancio lui in area per Tambussi, di testa ci prova Maradio che segna, ma era forse in fuorigioco, non ho visto questo l'arbitro, mi dice Samuel Ravina che era in fuorigioco, sarebbe stato un gol da grande campione, una specie di rovesciata volante da parte di Amadri, quindi gol che non si può neanche dire annullato perché aveva già fischiato l'arbitro, comunque bella azione del Tertona su calcio piazzato, ancora un batti e ricatti a centrocampo, Maradio, Strada, si gira Strada,
davanti a due giocatori, tiene la palla, spacca, serve e poi colpisce l'arbitro, ma riesce a servire Sacca, però l'arbitro dice che c'è un fallo, un calcio di punizione, anzi una palla a due. Strada, poi Tambussi sulla linea di centrocampo, il passaggio per Sacca. Ecco Matteo Sacca sulla fascia, palla in aria, non arriva a Gueye, arriva però a Marchetti che la stoppa bene, all'indietro per Procopio, da Procopio a Karkalis, da Karkalis a Tambussi. Ecco Tambussi che avanza, palla al piede, serve Gueye, Gueye serve Sacca sulla fascia, Sacca in area, ancora Gueye che non ci arriva, poi Suaz, batti e ribatti, palla vicino all'area del Chisola, poi dice l'arbitro che c'è un fallo di strada. Prima emozione della partita all'ottavo a Maradio. Maradio con una mezza rovesciata aveva segnato, purtroppo era in fuorigioco. Vediamo i tifosi del Chisola che sono una squadra di casa, direi per ora timida, o forse sorniona. Comunque a Maradio. Da Maradio un passaggio per Sacca che parte in tutta velocità sulla destra. Nishi lo cerca di fermarlo, ma Sacca in area, serve Gueye e non ci arriva. Poi la cava, una bella azione quella di Matteo Sacca. Arrivato in area, ha provato a servire Gueye e non ci è arrivato. 0-0, ancora il punteggio qui al Dino Marolla di Vinovo, e sarà ancora Andrea Lacava con le mani a rimettere. Quanti minuti sono? 12 al cronometro. Ancora il Dertoni che prova ad avanzare, c'è una specie di trattenuta su Gueye non vista dall'abito, attenzione a Ponsat, parte in contropiede Ponsat che però si contratta bene da Tambussi, il fallo laterale. Tambussi che gioca con i capelli raccolti oggi. A Tortona direbbero che c'è un po' di Churin in testa. Lancio lungo per il Chisola che si avvicina al portiere, sbagliato, la palla termina sul fondo. E mi dicono alla regia, per ora si sente tutto bene. Tanto Sattanino pronto alla rimessa. Quanti minuti sono? Quasi 14 del primo tempo. 0-0 tra Chisola e Dertona. Poi il passaggio per Maradino sulla sinistra, va via il ragazzo di Arquato, poi bravo Giorgio Corrotto a contrarlo, poi Strada, ancora Maradino sulla tre quarti. Adesso c'è un fallo netto di Corrotto su Maradino, lo vede l'arco, che è il signor David Testoni di Ciampino. Altra punizione per il Dertone, sempre tutto spostata sulla fascia sinistra, una posizione ideale per un cross teso in aria. Sarà probabilmente Procopio col suo sinistro, ma si avvicina anche Strada a trovare qualche soluzione offensiva. Più maglie bianche che nere in area, probabilmente sarà ancora Procopio col suo sinistro, e invece parte Strada teso in area, non ci arriva Marchetti, ci arriva Toniato, ma la sua conclusione è alta, forse è stata deviata, così è, e c'è il primo calcio d'angolo della partita a favore del Dertona. I minuti sono quasi 15 e sarà Pippo Strada dalla destra a calciare. Vediamo Strada pronto a il primo calcio d'angolo. Tanto c'è un certo momento in area, parte Strada teso in area, c'è una spinta, poi Procopio, la conclusione, De Grassi la devia, palla che termina in fallo laterale ancora a favore del Dertona. Dertona che ci prova con le mani, sarà Procopio ad andare a buttare la palla probabilmente direttamente verso la testa di Gueye. Forse così non è, vediamo cosa decide Matteo Procopio. Sì, con le mani su Gueye che la spizza, Strada non ci arriva, ci arriva la cava, siamo al limite, poi sulla sinistra parte Rambo Procopio,
abbiamo Procopio che viene però contrato da Viano, poi prova il contropiede di Zola, ma è bravo Carcalis, da Carcalis a Sattanino. Sattanino che rilancia lungo una palla sulla testa di Tilernia, poi Marchetti che stava per sbagliare una palla velenosa. Siamo adesso sulla sinistra con Luca Maradio che parte, viene però contratto da Giorgio Corrotto, uno dei giocatori più esperti dell'intero girone. Avanza adesso palla al piede sempre di Lernia, il metronomo di questa squadra, sbaglia il tocco Ponsat, vede però un tocco di troppo di Marchetti l'arbitro, e sarà il Chisola ad andare a calciare un calcio di punizione dalla tre quarti. Il numero 5 Benedetto porta avanti la palla, la serve a Di Lernia, da Di Lernia Ponsat anticipato Toni Toniato, poi Strada che parte, lancio di Strada per Sacca sulla destra, vediamo se si illumina il Dertone, c'è un bel traversone, un batti e ribatti davanti al portiere, non ci arriva né Gueye né Luca Maradio. Dertone che con Sacca ha tagliato l'area vicino al portiere, né Gueye, Luca Maradio. Vediamo ancora il Dertone, ancora Matteo Sacca che questa volta sbaglia il passaggio per Andrea Lacava, un Dertone direi abbastanza brillante in questi primi 16-17 minuti. Dertone che lo sappiamo ha il problema dell'ultimo tocco e della finalizzazione, arriva sempre bene vicino all'area di rigore, poi mancano gli ultimi tocchi. Intanto il Dertone deve arretrare, palla a Sattanino, lancio lungo di Sattanino a cercare Gueye, Gueye spezza bene di testa per Strada anticipato da Fabio Benedetto, bello il colpo di testa di Marchetti, poi Toniato, poi Gueye, Gueye che prova a superare l'avversario, non ce la fa, e poi Strada questa volta spreca tutto, palla passata al portiere, forse non si era accorto di Gueye, si era spostato sulla destra, ha provato a servirlo ma non ha trovato nessuno. Chisola che avanza, lancio per Suazo, da Suazo per Rizk, attenzione a Rizk che stava per andare via, la solita disattenzione, c'è la prima ammonizione per Marchetti mi sembra, per Tambus Carcalis, mi dicono che è stato Carcalis ammonito. Ammonito Carcalis che ha dovuto fermare con le cattive Kamal Rizku che stava per partire in contropiede, tant'è che adesso c'è una punizione pericolosa da circa 33-34 metri, vediamo se il Sola proverà a tirare in porta, intanto però c'è un attimo di pausa, entra il massaggiatore della squadra di casa perché Rizk è ancora a terra, il forte attaccante di origine marocchina si era liberato all'improvviso di due giocatori, stava per arrivare in area, era ancora lontano, però è intervenuto Carcalis, una specie di fallo tattico, e l'arbitro lo ha ammonito, quindi prima ammonizione nominata a Carcalis. Tanto bisogna aspettare ancora un attimo, Rizk rimane a terra, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per il bomber tanto amato dai tifosi torinesi. 0-0, ricordiamo il risultato di Avinovo, Sanza, Kamal, Rizk, dovrebbe essere tutto ok, intanto sulla palla c'è il playmaker Ternia, che se non ricordo male ha avuto un'esperienza anche nel Alvernia. Vediamo che c'è una barriera di quattro giocatori, sarà Di Lernia sul destro ad andare a calciare. Di Lernia chiama lo schermo, parte Di Lernia in area, c'è la Ponsat vicino a Sattanino e purtroppo c'è l'autogol di Matteo Sacca. Matteo Sacca autogol, è arrivato
sponsat a tre passi da Sattanino in posizione defilata, ha sparato in area tesa, ha colpito Matteo Sacca, classico autogol. Quando i minuti sono 20, Chisola 1, Bertona 0, Chisola che ha approfittato dell'ultima occasione avuta fino a questo momento, un'occasione tra l'altro generata da un calcio di punizione, di Lerni ha pescato in area Ponsat che si è avvicinato a Sattanino, ha fatto partire una, non era una conclusione, una specie di tiro cross che ha colpito Matteo Sacca che ha deviato nella sua porta. Intanto c'è mezzo fallo su strada, non rilevato dall'arbitro, parte ancora Ponsat, attenzione, solo davanti a Capuzzi, è bravissimo difensore di Pontecorone, poi però ancora Ponsat, Ponsat che forse riesce a conquistare il fallo laterale, così l'arbitro vede l'ultimo tocco di Ponsat, sicuramente non è meritato questo vantaggio del Chisola, ma tant'è che la squadra di casa sta vincendo 1-0, Chisola che ha una grande squadra, dei giocatori molto 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 esperti, è stato bravissimo Di Lerni a pescare Ponsat in area. Tanto ancora Bertone adesso che sembra aver accusato un po' il colpo, c'è una rimessa laterale, Chisola molto pericoloso dalla fascia sinistra, dalla fascia destra abbiamo visto ancora poco, corrotto, lancio lungo per Ponsat, sempre sulla sinistra, l'ex giocatore di Juventus e Novese e Chieri non ci arriva, la palla termina in fallo laterale, preda di Andrea Lacava che serve poi Guei, ancora Lacava, Lacava conquista un fallo laterale, palla che termina in fallo laterale, sarà Andrea Leonardo Tambus a rimettere in gioco, anzi lascia Lacava, da Lacava il passaggio a Guei, da Guei a Toni Toniato, da Toniato a Tambussi che poi serve sulla fascia sinistra Procopio, da Procopio a Marchetti, da Marchetti a Toniato, ancora Andrea Lacava, Lacava a Sacca, vediamo Sacca se riesce a penetrare, c'è una spinta su Sacca, l'arbitro dice tutto regolare ed è Rizk che parte in contropiede. Attenzione a Rizk, sono tre giocatori su di lui, si ferma la palla per Viano, Viano contratto bene da da Procopio, poi Carcalis, da Carcalis il passaggio per Toniato, Toniato viene steso e questa volta l'arbitro, il signor Testoni della sezione di Roma Ciampino va a intervenire, c'è Bertona che riparte con Andrea Lacava, dalla cava a Sacca, vediamo se si accende Matteo Sacca, prova Sacca a servire la cava, tiro di Lacava, trovato una specie di conclusione alla Di Piero a tiro, purtroppo la palla troppo larga sulla destra, palla che termina direttamente sul fondo, il portiere Montiglio senza nessuna fretta a servire Fabio Benedetto, lancio di Benedetto per Ponsat, ancora palla a centrocampo, ancora il Chisola che prova ad avanzare, bravo Toniato a recuperarlo, passaggio per la cava che serve o prova a servire Sacca, la palla termina fuori, non ci arriva Kamal, palla ancora, fallo laterale, ne abbiamo tantissimi da questa parte, Andrea la cava almeno 6, vediamo la cava che va a servire Toniato, anzi prova a servire Guigli che viene anticipato, attenzione alla ripartenza di Ponsat, siamo a centrocampo, Ponsat ferma, serve Grassi, dei giocatori più esperti di questo campionato e di questo girone, ancora il Isola che prova ad avanzare con Giorgio Corrotto, poi la palla all'indietro, il portiere fa partire un campanile alla viva al parroco, siamo a centrocampo, Ponsat, da Ponsat a Suazo,
da Suazo a Nish che avanza palla al piede, e il terzino classe 2006, attenzione in area, si gira Rizk bene ma la palla termina fuori. C'è stata una specie di conclusione di Rizk, dico specie perché ha tirato molto piano la palla un metro fuori dalla porta, dallo specchio della porta. Ed è adesso Andrea Lacava che riparte sulla fascia destra. Lacava che gioca in casa perché è di Torino, come anche Matteo Procò. Ancora Andrea Lacava sulla fascia destra. Lancio per Marchetti, da Marchetti a Strada, sbagliato il passaggio di ritorno di Strada. Poi Tambussi, da Tambussi a Carcalis. Marchetti che sta giocando bene al centrocampo. Passaggio per Andrea Lacava, prova a distendersi, però circondato da due giocatori. Poi Marchetti, poi Toniato sulla tre quarti d'attacco. Avanza Procopio che serve Strada, vediamo se invente qualcosa. Purtroppo viene anticipato da De Grassi ed è il Chisola che si riporta in avanti con il 2005 Suazo, anzi con Rizk che è molto bravo ad ottenere un calcio d'angolo. Non è di questa avviso il guardalinea, secondo me molto sportivamente era calcio d'angolo, comunque meglio così. Tambussi, palla al piede, il passaggio per Andrea Lacava che riparte dalla fascia destra. Intanto c'è una ammonizione, non ho capito, a Rizk, proteste di Rizk che probabilmente voleva il calcio d'angolo. Ringraziamo intanto il signor Nani che è il padre di Cristian che è tornato in panchina, qui accanto a me anche il padre di Tambussi. Sempre tanti genitori al seguito di questa squadra. Intanto parte sulla destra Sacca, entra in area Sacca vicino al portiere e si fa anticipare all'ultimo. Purtroppo aveva fatto bene Sacca, due passi dal portiere, forse poteva servire qualche compagno. Interviene bene Montiglio, Bertona che non ha tirato in porta, ma vicino alla porta c'è arrivato in maniera pericolosa almeno tre volte, ma manca la finalizzazione. Tanto Rizk ancora bravo, la cava, protegge la palla, parte sulla fascia destra Andrea Lacava, serve poi Sacca, vediamo se parte di nuovo Sacca, serve Gueye che viene anticipato da Benedetto, anticipa però bene tutti Luca Maradio. Strada, da Strada a Sacca sulla fascia destra, Sacca in area, sono tutte di Benedetto, di Corrotto le palle di testa. Ancora Pons che stoppa bene a centrocampo, il passaggio per il numero 6 capitano Giorgio Corrotto. Strada recupera la palla, la passa Carcalis, ancora Strada, poi prova a servire Gueye in area. Gueye diciamo che si impappina e la palla termina l'MLM tra le braccia di Montiglio. È un Gueye mobile, è un Gueye che si dà da fare, purtroppo manca nei tocchi e nelle conclusioni. Lancio lungo adesso a cercare Kamal Rizki, la palla sulla testa di Tambussi, l'arbitro vede un fallo su Calis. Procopio, da Procopio a Luca Maradio, prova a sgusciare a Maradio ma deve retrocedere per Procopio, poi Carcalis, da Carcalis a Tambussi, avanza palla al piede per Toniato, ancora Toniato al centrocampo, la palla su Andrea Lacava, poi ancora Toniato, poi Strada. Strada che viene strattonato da Corrotto, o meglio c'è stato un colpo, Strada a terra, l'arbitro fischia il fallo per il Bertone. L'arbitro che ricordo il signor Davide Testoni della sezione di Roma Ciampino. Vediamo Toniato sulla palla, siamo nella tre quarti bassa più vicini
alla linea di centrocampo, vediamo sempre Toniato e Procopio sulla palla, chiameranno lo schema, probabilmente sarà Toniato a calciare, così è, lancio lungo in area, palla deviata da Benedetto, altro fallo laterale, sarà Tambussi, anzi no, Procopio con le mani, data molto lunga, invece questa volta serve Marchetti, poi ancora Procopio, c'è una specie di tiro cross, Montiglio esce sicuro, il classe 2003, e tra poco andrà a rimettere in gioco per i suoi, perde un po' di tempo, adesso rilancia con le mani sulla faccia destra, corro, sbaglia Suazo, palla però recuperata da Benedetto, c'è però tocco con la mano probabilmente dello stesso Benedetto, adesso c'è un altro fallo, c'è qualcuno che l'ha anche visto dentro l'area di rigore, e comunque ci sarà una punizione dal limite a favore del Dertona, tutto spostato sulla fascia sinistra, vediamo se qualcuno proverà a tirare in porta, se cercherà la testa di un difensore. Siamo al minuto numero 31, c'è un calcio di posizione interessante per i Lencelli, da quella posizione potrebbe provarci col suo destro anche Pippo Strada, 1-0 ricordo il risultato, autogol di Sacca, vediamo chi si avvicina alla palla, ci sono tre uomini, Strada, Procopio e adesso si sta allontanando Toniato, quindi vediamo o Procopio col sinistro o Strada col destro, Strada che in passato ha segnato diverse punizioni almeno 2 anni fa, una foltissima barriera quella disposta da Montiglio, potrebbe anche tirare forte Procopio col suo sinistro, ancora qualche attimo di difesa, vediamo sia Strada col suo destro e la bellissima parata di Montiglio, ha tirato bene Strada un po' troppo basso, ha parato Montiglio, prima vera occasione su calcio di punizione, parata di Montiglio e palla in calcio d'angolo, secondo angolo per il Dertona, ancora Pippo Strada, batte male Strada, la palla praticamente cortissima e tesa, raso terra, la palla termina in fallo laterale ma a favore del Dertona perché c'è stata una deviazione di un difensore, Tambussi all'indietro per Carcalis, Carcalis sventaglia per Sacca, vediamo se ci arriva, purtroppo no, la palla termina direttamente sul fondo, da registrare tutto fa su calcio di punizione, una bella conclusione di Strada, parata bene da Montiglio, però il punteggio dice che i padroni di casa sono in vantaggio 1-0, grazie alla bella azione di Consate dell'autogol di Matteo Sacca, arrivato in corsa, e ha deviato nella propria porta, un cross super teso a 2 metri dalla porta di Pons, ancora la palla in fallo laterale e Andrea la cava che andrà a rimettere la palla in gioco, De Grassi poi la cava, poi Tambussi, palla sul piede destro di Giorgio Corrotto che fa partire una specie di campanile, preda di Carcalis, parte sulla sinistra Carcalis, anticipato, poi ancora Toniato, si scambiano i ruoli molto spesso Toniato e Marchetti, poi la cava, parte Andrea la cava, serve Gueye che non riesce a servire Toniato, ancora la cava, parte, viene steso da Suazo con una spallata, c'è un altro calcio di punizione abbastanza interessante, più lontano
all'area rispetto al precedente. Siamo sulla tre quarti avanzata d'attacco, ancora strada sulla palla e anche Procopio. Intanto i minuti passano, siamo al minuto numero 34. Ricordo a beneficio di coloro i quali si fossero messi solo adesso all'ascolto di Diretta Stadio, il Pitola con l'unica azione della partita si è portato in vantaggio al minuto numero 20 sfruttando un'autorete di Matteo Sacca. Ancora qualche attimo di attesa, vediamo che l'arbitro sollecita la ripresa delle operazioni. Portiere non piazza la barriera, c'è solo Viano davanti al pallone. Vediamo cosa vuole fare Procopio. Prova lo schema, Procopio. Ecco che parte Procopio. Palla per Carcalis. Palla in area, non ci arriva nessuno. Attenzione adesso alla ripartenza di Rizk. Lancia Ponsat sulla fascia destra. Da Ponsat la palla in area, ci arriva fortunatamente Procopio che si immola. Strada, poi Amaradio, sbagliato il passaggio di Amaradio per Gueye. I minuti sono quali 37. Ancora l'isola che prova ad avanzare, palla vicina alla bandierina, poi sbaglia tutto Rizku, la palla termina sul fondo, sarà Sattanino a servire Andrea Lacava. Dalla cava Toniato, sventaglia Toniato sulla sinistra, ma è bravissimo Fabio Benedetto ad intervenire. Poi Corrotto, da Corrotto a Ponsat. Ponsat serve Suazo sulla fascia destra, poi Piano al centro, un passaggio sbagliato fortunatamente per Rizk. Poi non deve sbagliare la cava, siamo davanti all'area di rigore del Dertona, esce palla al piede Procopio, a Procopio ad Amaradio che viene circondato da tre giocatori, palla che termina in fallo laterale, Amaradio che ha preso la botta, è uscito e si sta facendo massaggiare dal signor Gambarotta. Intanto Fabrizio Daido là in panchina apre le mani sconsolato. Vediamo il Chisola che prova a venire davanti con Ponsat, passaggio per Suazo, poi Carcalis interviene, purtroppo regala un fallo laterale a favore del Chisola in zona d'attacco. Chisola che non ha fretta, tarda un pochino al recupero delle operazioni, adesso è Daidola che va a passare la palla a un giocatore del Chisola, di Lernia al numero 8 che serve sulla sinistra. Vediamo che avanza Rosano, palla in area pericolosa, bravo Carcalis, poi strada, poi lancio lungo a servire Gueye. Gueye stoppa bene, serve la palla a Sacca, che poi c'è, attenzione, un'espulsione per Toniato per un fallo di reazione. Espulso Toniato, purtroppo. Toniato probabilmente era stato toccato da un giocatore, ha reagito, espulsione. Sacca va a chiedere spiegazioni al guardaline, da terra Toniato ha reagito e l'arbitro lo ha espulso, quindi per 50 minuti il Dertona già sotto il gol dovrà giocare in 10 uomini. Vediamo Sacca che viene reguardito dall'arbitro, non abbiamo bisogno di perdere un secondo giocatore, deve uscire dal campo Toniato, forse ammonito anche Sacca, e comunque non ci voleva anche questa. Toniato va verso gli spogliatoi.
si va anche a spiegare con Daidol, sconsolato, l'ex centrocampista della primavera del Genoa va per gli spogliatoi. Quindi Dertone in 10 uomini, vediamo se cambierà qualcosa Daidol o preferirà aspettare la fine del primo tempo. Comunque Dertone in 10 uomini e sotto di un gol, espulsione diretta per Tognato, e De Grassi che andrà a calciare il calcio di punizione, il passaggio per Benedetto, da Benedetto a Rosano, ancora Benedetto che avanza, da Benedetto a De Grassi sulla fascia sinistra, lancio di De Grassi a cercare Ponsat che fortunatamente sbaglia di testa, si avventa sulla palla Rambo Procopio che guadagna un fallo laterale all'altezza della propria area di rigore. Con le mani lancio verso Gueye che viene anticipato, poi Marchetti, lancio per Maradio, non ci arriva Maradio, la palla ancora di Lernia, poi Fuazzo, poi ancora Tambussi, batti e ribatti, palla che termina adesso l'MLM sul piede destro di Satanino, sulla destra parte Andrea Lacava, poi deve retrocedere su Tambussi, da Tambussi una palla girata a Procopio, lancio lungo a cercare Maradino, ma viene franco bollato da Corrotto, poi ancora Strada anticipato da Suazo e la palla termina in fallo laterale, ancora il Dertona che prova ad avanzare, vediamo Strada Tambussi, da Tambussi a Sacca, sbaglia purtroppo l'appoggio, poi ancora il Chisola con Spazzo che gioca da prima punta centrale, tanto a lui Rizk e Ponsat, avanza adesso Fabio Benedetto che ogni tanto lo confondo con Corrotto, piano poi sulla fascia destra Nisci, anzi sinistra, poi è De Grassi, da De Grassi all'indietro per Fabio Benedetto. Fabio Benedetto controlla la disposizione dei compagni, passaggio per Viano, da Viano ancora Benedetto, lancio lungo a cercare Ponsat in area, è bravo la cava e poi anche Tambussi che spazza via la palla, adesso guadagna a campo il Isola che avanza con Corrotto, poi ancora Lernia, da Lernia a Rosano, cross in area, non ci arriva per fortuna Ponsat. Mancano 3 minuti al termine di questa prima frazione di gioco. Dertone che ha iniziato bene, sta finendo male. Ricordo in 10 uomini sotto un gol. Lancio adesso per Andrea Lacava sulla destra. Da Lacava il passaggio per Sacca, da Sacca a Marchetti. Batti e ribatti. Palla ancora per la cava, poi è bravo Rizzo a recuperarla, poi Viano, da Viano a Corrotto, da Corrotto a Suazo che perde palla, la recupera bene Tambussi, scatta bene Sacca, vediamo se riesce a entrare in area, palla di Sacca per Tambussi, a 5 metri dalla porta, ci arriva Tambussi ma sbaglia la conclusione. Grossa occasione, bravo Sacca a servire Tambussi che è arrivato in corsa, purtroppo non ha centrato la porta, devo dire Dertona anche sfortunato, Tambussi è arrivato in corsa vicino all'area piccola col suo destro, ha provato il diagonale, gli è scappata via la palla che è terminata sul fondo, il portiere probabilmente non ci sarebbe arrivato. Un'altra bella iniziativa di Matteo Sacca sulla fascia, palla radente in area, arrivata in gran carriera Tambussi che purtroppo non ha centrato la porta. Ancora 1-0 per Isola, siamo al termine della prima frazione di gioco, vediamo se c'è tempo per un'altra azione.
Strada che adesso gioca arretrato, sbaglia due palloni. Attenzione adesso a Rizk che serve quarto, poi Ponsa che svaria tutte le zone del campo in attacco, lancio in area, attenzione a Viano! Viano sbuca e segna il 2-0, gol sbagliato, gol subito, cross lungo, profondo in area, la testa di Viano e al 44esimo il Chisola segna il 2-0. Bertona che si sta sciogliendo come neve al sole in questi ultimi minuti. Bertona che ci ha provato, ha anche sbagliato dei gol. E comunque la sensazione è che quando questo Chisola teme sull'acceleratore per il Bertona ci sia poco da fare. C'è stata un'azione sulla destra, un bel cross teso in area. Piano, il numero 7, completamente solo, l'ha messa sotto il 7, non ci poteva fare nulla Sattanino. E adesso a Maradio si porta la palla secondo e la partita, meglio, il primo tempo termina qua, 2-0 per il Chisola. Per i primi 25 minuti abbiamo visto solo il Bertona fare gioco, ma la prima occasione è stato punito. Io direi, se da gentilmente mi potete far avere i risultati delle altre partite. Sì, eccoci Domenico, 2-0 il risultato tra Chieri e Bertona. Andiamo subito ad aggiornarti su quello che è la Serie D, Girone A, i risultati per l'appunto che stanno in questo momento maturando. Ci sono infatti altre 9 partite live: Albenga Chieri 0-0, Asti Ticino 0-0, Borgosesia Fezzanese 0-0, Bra Alba 2-0, Chisola Bertona 2-0 per l'appunto, Gozzano Pinerolo 0-0, Lavagnese Sanremese 1-1, Vado Varese 0-0, Vogherese in vantaggio 1-0 sul Pondonna e poi Alcione Ligona iniziata alle 15 e ancora ferma sullo 0-0. Anche questo per aggiungere che insomma l'altra partita forse che dobbiamo vedere da vicino, la Vagnese Sanremese, però adesso è sull'1-1. Domenico, le ostilità al primo tempo si è concluso, giusto? In questo momento non ti senti? Spogliatoi. Eccoci, prego. No, dicevo, le squadre sono negli spogliatoi, quindi io vi ripasserei la linea. Perfetto, ci risentiamo allora per l'inizio della ripresa. Grazie mille a Domenico Cremonte in diretta da Vinovo. Tra poco anche sentiremo alcuni commenti per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Li sentiremo subito dopo il treno pubblicitario. Andrei con Cristian. Cristian, hai la classifica? Sì, giusto per capire. Sì, intanto ecco, giusto leggendo i risultati, lo ricordo: la Vagnese Sanremese, il derby ligure è quello che seguiamo più da vicino, perché la Sanremese all'inizio del match aveva gli stessi punti del Bertona, in questo momento invece ne ha uno in più. E poi adesso bisogna fare particolarmente attenzione alla zona play-out. Hai la classifica, sì, Cristian? Ce l'ho. Prego. Dunque, cambia un po' la classifica, perché comunque l'Alcione si rimane primo a 55, accorcia leggermente il Chisola che sta vincendo a 47, Varese 43, Ticino 42 e Bra 41 che al momento scavalca l'Albenga a 40 fuori dalla zona play-off, anche Ligorna 40, Asti 38, Vado 36, Vogherese 32 che sta vincendo, 31 Gozzano e Fezzanese, Sanremese 29, Bertona 28, poi al primo posto della zona playout c'è il Chieri a 27 insieme al Pinerolo, segue la Lavagnese a 25, Alba 24 e chiudono Pondonà e Borgosesia. Esatto, quindi insomma questa è la situazione per quanto riguarda la classifica. Sta maturando un risultato veramente pesante, perché Chieri, Pinerolo a quota 27 stanno comunque pareggiando, quindi insomma c'è da sperare tra virgolette che il risultato rimanga questo. Bertona che sembra essere particolarmente in difficoltà, faccio un recap del tabellino al volo per dirvi che il risultato in questo momento tra appunto Chisola e Bertona è di 2-0 a favore della formazione di casa. Chisola che infatti sta vincendo contro i bianconeri del Bertona, vantaggio al 21esimo del primo tempo con un autogol di Sacca, poi il raddoppio di Viano al 45esimo, in mezzo anche l'espulsione di Tognato al minuto numero 39, quindi per il Bertona più di un tempo da giocare in 10 uomini, e questo si fa sentire dalla radiocronaca che arrivava dal nostro Domenico da
Navinovo, si era capito che il Drottone era partito forte, ci aveva provato, ma il risultato non è stato quello che speravamo, ecco, diciamo così. Nel frattempo direi che ci siamo per quanto riguarda il lancio del nostro spot centrale, poi torniamo perché abbiamo anche degli ospiti, giusto Cristian? Sì, esatto, quindi esatto. A tra pochissimo, questa è Radio PNR, questa è la diretta stadio, state seguendo Chisola del Drottone. Esperienza, affidabilità e competenza contraddistinguono la GE Trasporti, che opera in tutto il Nord Italia. Uno staff dinamico e qualificato è a disposizione per ogni tipo di spedizione e spostamento merci. La GE Trasporti si trova in via dell'Asilo 6 a Monbisaggio, nei pressi di Tortona. Telefono 0131 88 91 54. GE Trasporti, la tua merce. In buone mani. Generi alimentari genuini e di qualità, e i prodotti del territorio tortonese sono elementi chiave dell'assortimento della latteria di San Bernardino in Corso Don Orione a Tortona. Varietà selezionata di insaccati, latticini, frutta, verdura, dolciumi e squisite proposte gastronomiche. La latteria si propone come partner affidabile per ricorrenze ed eventi con suggestive composizioni di salumi, formaggi e tante altre sfiziosità. La latteria, tutti i sapori più buoni. Qualità, prodotti selezionati, i profumi della tradizione tortonese. Sono gli ingredienti perfetti per un pranzo o una cena nella splendida cornice del ristorante Cerchi di Tortona. Dal 1948 la famiglia Cerchi mantiene viva l'eredità culinaria dei Colli Tortonesi in un ambiente unico ed accogliente. Cerchi è anche albergo, una piccola oasi di pace dove la cura dell'ospitalità è sempre in primo piano. Per informazioni e prenotazioni telefona allo 0131 86 30 33. Angels, salone di bellezza nel centro di Carbonara Scrivia, propone le migliori acconciature del momento e servizi di estetica tradizionale ed avanzata. Qualità, creatività e macchinari innovativi in un beauty center nuovo e rilassante. Angels è aperto dal martedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30. Per appuntamenti puoi telefonare o mandare un messaggio al 346 35 21 070. Angels, scopri la tua bellezza. La tua vita, la tua radio. Di nuovo in onda su Radio PNR, diretta spot, siamo nell'intervallo del match tra Chisola e Drottona, 2-0 a favore del Chisola. A questo punto siamo felici di dare il benvenuto a Gianni De Caro. Ciao Gianni, eccoti, buongiorno. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon mercoledì. Ecco, buon mercoledì. Un po' triste. Ecco, fuori onda dicevamo che forse l'unica nota positiva di questo primo tempo è che è uscito il sole, c'è un bel sole a Vinovo. Per il resto, partita complicata per il Drottona, 2-0 sotto di un uomo alla fine del primo tempo. Sì, c'è un raggio di sole, però come sempre succede, il Drottona non sta facendo una brutta partita, sta giocando discretamente bene. Sta facendo quello che purtroppo sbagliamo i gol, abbiamo sbagliato un gol con Tambussi, rovesciamento di fronte, ti sei beccato il 2-0, certo. E questo non ci sta, però c'era anche un calcio di rigore netto forse a favore nostro, però quando c'è da prendere una mezza decisione magari a favore nostro, gli arbitri non si sbagliano mai. Contro di noi, come dicevo col press, contro di noi non sbagliano mai, hanno subito la decisione pronta, ecco. Per me c'era un calcio di rigore, un fallo di mano netto, ancora solo 0-0, quindi. Sì, che poteva veramente stravolgere la partita. Per i primi 20 minuti, andando a riavvolgere il nastro del match, il Drottona è stato in partita, anche un gol diciamo annullato da Maradio al decimo, ma comunque insomma delle buone occasioni. Il primo calcio d'angolo della partita, ad esempio, al quindicesimo è stato il nostro, poi però forse il Chisola ha dimostrato di essere la seconda della classe, cioè insomma di venire fuori. Beh, sicuramente la differenza di valori, loro sono secondi, noi siamo tredicesimi, la differenza di valori c'è, noi siamo a 2 punti dei play-out, loro sono praticamente per giocarsi il campionato, quindi ci sta. Diciamo che noi però oggi non abbiamo sfigurato, poi ti dico, ti prendi un'espulsione con un giovane che era uno dei migliori in campo, Tognato, e sbagli un gol clamoroso, uno con Tambussi, ti fai un gol da solo con un'autorete di Sacca, cioè non so veramente che cosa dire. Sì, certamente. Hanno tutto quello che vogliono questi calciatori, il nostro presidente li mette in condizione di farsi un campionato da Serie A, purtroppo
manca sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa che non va, non riesco veramente a capire, ragazzi, cosa c'è che non va in questa squadra. Senti, com'è? C'è Christian e quindi da studio abbiamo un'altra domanda, Gianni. Sì, Gianni, volevo chiederti, Manasev parte anche oggi dalla panchina. Non pensi che sia una scelta un po' sbagliata da parte di mister Daidola non metterlo in campo, che è un leader praticamente di questa squadra? Guarda, con me su Manasev non sfondi non una porta aperta ma un portone. Purtroppo l'allenatore, secondo me, centellina le risorse di Manasev, però io lo vorrei sicuramente sempre in campo. Anche lui non penso che sia contento di non giocare, assolutamente, anzi. Ecco, e d'altra parte avrà una piva. Ecco, termine tecnico per intendere, insomma, un po' di giù di morale. Ma insomma, noi ci auguriamo che magari appunto possano esserci delle mosse che escono dal cilindro. In sede di presentazione della partita, prima ancora dell'inizio del match, con Domenico tentavamo di capire un po' come era messa la squadra in campo. Adesso in 10 uomini sembra ancora più difficile, però è possibile che si sia presentata oggi con un 3-4-3, con un attacco un po' rivoluzionario. 4-4-1-1, 4-4-1-1, okay. Ecco, proprio netto. Ecco. Proprio netto, un 4-4-1-1. Uno netto, e adesso logicamente cambierà qualcosa, perché con l'espulsione di Tognato sicuramente ci certo. sarà da rivedere qualcosa. Non so se entrerà Manasev o cosa succederà, però forse bisognerà cambiare. Sul 2-0 con un uomo in meno c'è forse da buttare il cuore dell'ostacolo, magari puntare anche sull'ingresso di Tigani, dicevamo. Cioè, insomma, Beh, a questo punto non hai più niente da perdere. ecco. Secondo me, come giustamente dici te, dovrebbe provare qualche soluzione alternativa. Tanto ecco. 2-0 alla fine del primo tempo, in 10 le provi tutte, giusto per dare un quadro della situazione dagli altri campi. Però ripeto, ragazzi, non stavamo giocando male, non stavamo assolutamente giocando male, stavamo facendo la nostra partita. Infatti, le opzioni le abbiamo avute, ma non le abbiamo buttate dentro. Gianni, giusto per dare un'ultima battuta, gli altri risultati dagli altri campi: la Lavagnese pareggia 1-1 con la Saremese, l'Alba che perde 2-0 contro il Bra, e anche Borgossesi a Fezzanese, altra partita che dobbiamo guardare con attenzione, 0-0, mentre il Gozzano sta pareggiando col Pinerolo. Insomma, se le cose rimanessero così, il Dertone è ancora fuori dalla zona playout. Almeno quello, rimanere fuori dalla zona per le playout È un risultato decente per il pomeriggio che si prospetta oggi. Eccoci. Va bene, allora io ringrazio di cuore Gianni De Caro per queste battute. Ringrazio voi per quello che fate. Grazie, ragazzi. Evviva. Ciao Gianni, e allora buon secondo ragazzi, tempo, buon incrociamo pomeriggio. Le dita. Ciao Gianni. Eccoci, allora abbiamo un po' fatto quello che era un recap della situazione per quanto riguarda il Dertona. Vedo Domenico in postazione, direi che è pronto, quindi insomma alzo un attimo la sua postazione. Domenico, ci senti? Sì, io vi sento bene, ragazzi. Voi? Eccoci, sì, ci siamo. Allora, guarda, proprio una battuta così per tentare di buttarci su di morale. Almeno è uscito il sole, Domenico, a Vinovo. Sì, è uscito il sole, speriamo che esca anche un po' di sole tra le fila del Dertona. Ecco, mi viene da chiederti, dato che avevamo iniziato la partita tentando di capire qual era il modulo di mister Daidola, in questa ripresa con 10 uomini, secondo te come si dispone la squadra, e se forse soprattutto Manasev e Tigani possono essere forse i due ingressi in campo più, insomma, i due giocatori da pescare dalla panchina, com'è? Ma sì, io penso di sì, però vediamo un attimo cosa deciderà di fare Daidola. Per il momento mi sembra che non cambi nulla. Certo. Probabilmente giocheremo con una specie di 4-4-1 con Sakka che darà una mano a Guei, e probabilmente vediamo. Certo che ci vuole una grossa prova per recuperare questa squadra, speriamo almeno di fare un gol nei primi 15 o 20 minuti, però insomma, sì, per cambiare l'inerzia del match, letteralmente. Non sono ancora scesi in campo i giocatori, giusto, Domenico? Stanno arrivando, ecco, adesso, guarda, si stanno schierando in campo in questo momento. Ecco, al non volo mi sembra di vedere dei cambiamenti. Ecco, al volo, forse guardando i risultati degli altri campi, quello che ci soddisfa di più è quel 2-0 tra Bra e Alba, con l'Alba che forse si allontana sempre di più, e speriamo che mantengano lo 0-0 Gozzano-Pinerolo piuttosto che Lavagnese-Saremese, mi viene da dire, ecco, stando attenti agli altri risultati. Così. Sì, Lavagnese-Saremese dovrebbero essere sull'1-1. Esatto, vero? sì, esatto, 1-1 Lavagnese-Saremese. E solo per aggiornare gli ascoltatori, c'è stato il pareggio sul gong del primo tempo che non abbiamo segnalato tra Vogherese e Pondo.
dunque Valdo 1-1 mi dicono. 1-1, sì sì, al Parisi 1-1 il Pondonà ha pareggiato, ha recuperato lo svantaggio iniziale sul Vogherese, ecco, giusto per dirle tutte. Allora, siamo in diretta con lo stadio comunale Dino Marola di Vinovo, c'è con noi Domenico Cremonte che appunto ci racconterà il secondo tempo di Chisola di Ortona, 2-0 lo ricordiamo, al 21esimo l'autorete di Sakai, poi Viano al 45esimo e soprattutto l'espulsione di Tognato al 40esimo minuto, quindi Ortona in 10 uomini. Posso restituirti la linea, Domenico, dici tu? Sì, io direi di sì, caro. Le squadre sono in campo, aspettano solo l'arbitro che dia il via, probabilmente sta aspettando le ore 15:30 e quindi direi che possiamo andare in diretta, c'è un bel sole qua. Vediamo il Ortona che si sta disponendo in campo. Vedo che Strada è vicino a Gueye. Tanto l'arbitro dice di aspettare ancora un attimo, i giocatori fanno una specie di riscaldamento. E comunque, ragazzi, mi dicevate, per ora ancora Ortona fuori dalla zona play-out, ma esatto, siamo giornati passano. Un punto sopra in questo momento con la classifica virtuale che sta nascendo da questo turno infrasettimanale. Ecco. Va bene, staremo a vedere al termine di questa partita. Tanto vediamo il tecnico del Chisola, Ascoli, che sta per prendere posto in tribuna. Ricordo che in panchina c'è il suo secondo, visto che lui è stato squalificato fino a febbraio. E comunque, insomma, Chisola che praticamente ha fatto due azioni, due gol, una squadra di grande qualità, con due centravanti molto forti, e mi è piaciuto anche tutto sommato il terzo Suazo, che è un 2005 in panchina, hanno un altro centravanti bravo come De Rigi, insomma, non sono secondi per nulla, per niente, diciamo, quindi insomma una squadra esperta, una squadra cinica. Ortona che mi è piaciuto nei primi 20 minuti, poi si è un po' sciolto, e comunque Ortona che denota sempre limiti in attacco. Partiti, Ponsat, il passaggio per Rosano, poi Nishi, ancora Rosano sulla fascia destra d'attacco, prova Rosano a entrare, serve Di Lernia all'indietro, da Di Lernia a De Grassi, cross in area di De Grassi, ci arriva Ponsat, poi ancora Viano, ma la palla è troppo lunga e termina in fallo laterale, anzi in fallo di fondo. Sarà Sattanino ad andare a rimettere la palla. Vediamo il portiere genovese, battuto due volte nel primo tempo, che andrà a calciare col suo destro. Lancio a centrocampo, batti e ribatti, Ortona che deve assolutamente provare a creare qualche problema a questo Chisola. Tanto c'è un giocatore del Ortona a terra, è Marchetti, c'è un fallo a favore del Ortona non lontano dalla linea che divide le due parti del campo. Andrea Lacava sulla fascia destra prova ad avanzare, passaggio per Sacca, ancora Lacava che però deve retrocedere, il passaggio per Pambussi, poi a Sattanino, da Sattanino a Procopio. Vediamo Procopio che gioca anche in casa praticamente, visto che ha tanti parenti qua nel torinese. Amaradio conquista una buona rimessa laterale, anzi no, dice l'arbitro che è stato il ragazzo di Arquata a portarsi la palla sul fondo. Ed è il Chisola che riparte con il numero 3 De Grassi, poi la palla di Lernia. Siamo sulla fascia sinistra, ma ancora nella metà campo del Chisola. Palla a Fabio Benedetto che avanza, palla al piede, lancio lungo di Benedetto a cercare Ponsat, ben contratto, poi però arriva Viano come un treno in area, è bravo Marchetti a riconquistare palla. Vediamo se lancia Sacca in contropiede, così è Sacca, non riesce a toccare bene la palla, poi ancora la palla sul piede di Marchetti che conquista un fallo laterale, la palla per Guei, non ci arriva Guei, anticipato da Benedetto, ancora la palla termina fuori, ci sarà fallo laterale a favore del Chisola.
sono passati solo 2 minuti in questa ripresa. Naturalmente il risultato è bloccato sul 2-0 del primo tempo. Portiere Montiglio serve Benedetto, circondato da 2 giocatori, ancora Benedetto, poi Montiglio, poi De Grassi, Rosano. Chisola che prova ad avanzare con Viano, passaggio per Suazo, da Suazo a Kamalaritsch che serve profondo in area. Ponsat, si trovano bene i due avanti. Ponsat, passaggio per Nishi, ma la palla era terminata fuori. L'arbitro dice che il Bertona deve riprendere il gioco e sarà Sattanino col suo piede destro a rilanciare il lungo, a cercare qualche compagno. Lancio lungo di Sattanino sulla testa di Gueye che non ci arriva, non ci arriva neanche Strada, poi De Grassi, poi Gueye che commette fallo. L'arbitro segnala un calcio di punizione a favore dell'Isola. Intanto c'è già una sostituzione ed è il Chisola che fa a meno del numero 10 Suazo ed entra in campo il numero 13 Andrea Gironda, classe 2006, quindi fuori un 2005 e dentro un 2006. Intanto il gioco riprende con De Grassi sulla sinistra, da De Grassi a Fabio Benedetto, avanza palla al piede. Ancora il Bertona prova ad avanzare, ma è un buon tratto Gironda, adesso perde palla. Vediamo Procopio con le mani andrà a rimettere dal fallo laterale, passaggio per Gueye. Gueye circondato da 2 giocatori, poi la palla a Procopio, da Procopio a Marchetti, da Marchetti a Tambussi che serve Strada. La Strada, la palla adesso arriva da Maradio che ha il problema di girarsi, perde palla Luca Maradio per Kamal Rizku che serve bene per vie centrali Rosano. Fortunato in questo caso il Bertona che interviene bene comunque con Tambussi, parte Strada, da Strada Sacca, vediamo se si accende Matteo Sacca, prova a servire qualcuno in area, non ci riesce, palla già rimessa in campo dallo stesso Sacca e da Cava che prova a servire Gueye, poi a Maradio, palla fuori area ancora sul piede di Andrea La Cava, adesso c'è un fallo su Amaradio, c'è anche una munizione mi sembra per Corrotto, stessa punizione del primo tempo dall'altra parte del campo, vediamo se questa volta Strada riuscirà a impensierire ancora Montiglio. Proprio siamo al limite dell'area, direi un metro fuori centrale. Montiglio probabilmente piazzerà di nuovo una barriera 4-5 giocatori. Vediamo sia Strada che Procopio sulla palla. Vediamo che Montiglio dispone 4 uomini in barriera. Pronto Pippo Strada, ma anche lì vicino a lui c'è Procopio. Vediamo Montiglio, ci sono anche 2 disturbatori in barriera. Vediamo se Strada riuscirà a calciare in porta. Parte Strada, la punizione, c'è un'altra bellissima parata Montiglio, bella la punizione di Strada che è scesa davanti a Montiglio che con un bel guizzo con il palmo della mano destra butta la palla in calcio d'angolo numero 4 per il Bertona, sarà Strada ancora a calciare, calcia Strada teso in area, ancora esce di punto Montiglio, bello il calcio di punizione al minuto numero 8 di Strada,
ma bella anche la risposta di Montiglio. Intanto Sacca sbaglia il passaggio per Tambussi, ne approfitta o stava per approfittarne il numero 11 Ponsat, che subisce un fallo. La partita riprenderà con un calcio di punizione a favore del Chisola, quando i minuti sono quasi 9. È la ripresa, ancora Benedetto, da Benedetto al suo gemello Corrotto, poi ancora Benedetto, poi Corrotto, avanza con Viano, il Chisola, break di Viano che serve Kamalarzk sulla destra, Rossinare, attenzione, ci arriva Viano, due passi dal portiere, fortunatamente questa volta la deviazione è imprecisa e sorvola la traversa, ma c'è stata un'altra azione importante del Chisola con Viano, il secondo gol. Deve stare attento naturalmente il Dertona, ma nello stesso tempo deve provare a creare qualche grattacapo alla squadra di casa. Tanto Ponsat sbaglia il colpo di testa, recupera Procopio, lancio per Sacca sbagliato, poi Marchetti, poi Andrea Lacava, viene strattonato, c'è un calcio di punizione sulla destra vicino alla linea di centrocampo, ma sempre nella metà campo del Dertona. Parte Tambussi, da Tambussi a Procopio, Procopio si gira, poi avanza, serve Marchetti, l'ex Progresso serve Strada, da Strada ancora ad Andrea Lacava, poi ancora Strada, da Strada a Sacca. Sacca prova a buttare la palla in area, non ci riesce, palla sul piede destro di Ponsat, poi ancora Lacava, Lacava che però deve retrocedere, palla a Marchetti, Dertona che deve retrocedere, lo fa con Tambussi, poi Carcalis, poi Tambussi. Tambussi, attenzione, stava per essere superato, palla però termina, fallo laterale, e sarà Leonardo Tambussi con le mani ad andare a rimettere la palla in campo. Tanto si sta scaldando un pochino tutta la panchina del Dertona. Marchetti, lancio lungo di Marchetti a cercare Guei che non arriva sulla palla, poi ancora fatti e rifatti, attenzione al Sola, deve intervenire Carcalis che con una Veronica si sbroglia di due centravanti, poi deve passare la palla indietro a Sattanino, c'è un rinvio alla Viva al Parco sulla testa di Guei che sbaglia completamente il colpo di testa, poi Tambussi strattonato guadagna un calcio di punizione prezioso. Il tempo passa, sono 11 minuti nella ripresa e il punteggio rimane sul 2-0 fissato nel primo tempo dall'autorete di Sacca e dal gol di Viano, rispettivamente al 21esimo e al 45esimo. Ora Dertona che prova a venire in avanti, lo fa con Marchetti, da Marchetti a Procopio, Procopio sulla fascia sinistra, serve Strada, Strada colpisce l'arbitro, arbitro che adesso probabilmente scodellerà la palla a due, vediamo cosa decide di fare l'arbitro, palla al Dertone, Carcalis, da Carcalis a Procopio, vediamo Procopio che conquista un fallo laterale, almeno porta avanti la squadra. Procopio, da Procopio a Strada che però perde palla, l'arbitro fortunatamente vede un fallo da Dinernia e quindi il Dertona usufruisce di un calcio di punizione non lontano dall'area di rigore, tutto spostato sulla sinistra, un'occasione per un cross in area e qui ci vorrebbe anche un pochino di fortuna, vediamo sia Strada che Procopio sulla palla, tanti giocatori sulla linea dell'area, vediamo Strada che parte, palla al piede, prova la conclusione, velleitaria, ribattuta, poi ancora il Zola che prova a uscire con Rosano e bravo Carcalis a rimettere in area, nella terra di nessuno,
parte il Chisola con Ponchat, arriva come un treno Procopio, Sattanino, lancio lungo a cercare Amaradio e Gueye, probabilmente erano anche in fuorigioco, comunque era in vantaggio netto Montiglio, e intanto vedo che si stanno scaldando dei giocatori, forse sono pronti a entrare Manasiev e non so chi sia il secondo. Vediamo che Federico Campana è pronto a effettuare una sostituzione. Tanto Viano, Ponsat che sbaglia l'ultimo tocco, la cava, esce, palle al piede, la cava, deve servire Procopio sulla sinistra. Siamo a metà campo, Amaradio, poi Procopio, poi la cava che entra sulla palla in maniera decisa. Colpisce anche Viano, ma l'arbitro dice che non si tratta di fallo. Effettivamente la cava era entrata sulla palla, però Viano rimane a terra. E i minuti sono 15, c'è Viano a terra, sta entrando in questo momento il massaggiatore del Dertona. Intanto vediamo anche Toniato che va vicino ai suoi genitori in tribuna, sicuramente non contento per l'espulsione. Per un fallo di reazione, Viano a terra, un po' di ghiaccio magico sul suo ginocchio. Vediamo Viano che si rialza, aiutato da Kamal Rizzi. Viano esce dal campo, ma dovrebbe essere in grado di continuare. Intanto entra Andrea Gulli al posto di Karkalis. Ed entra Tato Manasiev ed esce Marchetti. Due giocatori esperti fuori per due giocatori esperti dentro. Vediamo se Gulli e Manasiev daranno un pochino più di nervo alla squadra. Ecco la prima palla toccata da Manasiev per Sacca. Da Sacca ad Andrea Lacava. Da Lacava a Tambucci. Palla al piede per Luca Maradio. Maradio viene contratto da Gironda in fallo laterale. Manasiev sta a posizionare assieme a Gulli a centrocampo. Tanto c'è un di Gueye che mette a terra di Lernia. Speriamo che l'altro intervenga. Per ora tutto tranquillo. Però il giocatore del Chisola rimane a terra, molto sportivamente si rialza prontamente Marco Di Lernia, centrocampista di grande qualità. Palla che viene restituita al Chisola, sarà il portiere Montiglio ad andarla a rimettere. Vediamo cosa cambierà nel centrocampo del Dertona. De Grassi avanza, palla al piede. Lancio lungo, interviene bene Tambucci che serve Gueye, da Gulli a strada, ha spazio davanti a sé, poi serve Sacca sulla destra, parte Sacca in area, quinto calcio d'angolo a favore del Dertona che almeno ci prova. Quando i minuti sono quasi 18 e sarà ancora una volta Pippo Strada col suo destro dalla bandierina. Vediamo Strada pronto a calciare, lancio in area, pensa a Rizzu, poi c'è un tiro velleitario di Andrea Lacava, 5 metri sopra la traversa, e bisogna provarci in un altro modo a intervenire, a rendersi pericolosi dalla parte di Montiglio. Vediamo intanto alcuni giocatori del Dertona che si vengono a sedere in tribuna, quelli che non fanno parte né degli 11 né della panchina. Vedo Robotti che ha compiuto questa settimana gli anni. Ancora Procopio, da Procopio la prima palla per Andrea Gulli, da Gulli il passaggio provato per Amaradio. Andrea Gulli sicuramente non al meglio
reduce da 3 mesi di stop, ed è Giorgio Corrotto che è il capitano di questa squadra, che passa la palla a Riscu, poi ancora piano interviene bene Tambussi, che serve Manasiev a centrocampo, si ferma il Macedone, serve Andrea Gulli, Andrea Gulli passaggio per Manasiev, Manasiev prova ad avanzare sulla fascia, avanza il Macedone, serve o prova a servire Gueye, non ci riesce, poi ancora Gulli sbaglia anche questo passaggio. Non ha iniziato bene sicuramente la partita Andrea Gulli, giocatore sappiamo può essere molto importante per questo Dertona, deve sicuramente ritrovare le misure e la condizione. C'è un tentativo adesso di Strada che recupera palla, serve in area Gueye, vediamo se riesce a girarsi, ancora Strada che ha il problema di girarsi vicino alla bandierina, Strada si gira e vediamo, non riesce, perde malamente la palla che termina sul fondo e quindi ci sarà l'ennesima rimessa del portiere Montigno. Bisogna accelerare perché sono già 20 i minuti nella ripresa e il punteggio non cambia, 2-0 a favore del Chisola. Avanza sulla fascia destra Giorgio Corrotto, passaggio per Ternia, ancora la palla che termina in fallo laterale sul contrasto di Gironda e Procopio, poi Manasiev, il Macedone avanza, serve Gueye che perde palla, poi la riconquista Tambussi, da Tambussi a Sacca che può accendersi sulla fascia, entra in area Matteo Sacca steso, ma l'arbitro dice che si è buttato e comunque nulla di fatto, poteva essere un bel contropiede per il Bertone. Montigno andrà a rimettere la palla dal fondo quando i minuti al cronometro sono quasi 22. Corrotto, da Corrotto il passaggio per Benedetto, poi ancora Corrotto, passaggio adesso per Ponsat che serve Rizk a Maradini, poi il passaggio ad Andrea Gulli, e da Gulli a Strada nella terra di nessuno, passaggio adesso per Rizk in velocità per Ponsat, attenzione alla velocità di Giuseppe Ponsat che serve Rizk in area, interviene Sattanino, poi Ponsat, altra azione importante del Chisola, si salva per il momento il Dertona, palla ancora in area, batti e ribatti, esce palla al piede Tambussi che sta giocando bene, poi un passaggio per Gueye che perde palla ed è ancora Montigno che può intervenire con i piedi, Manasiev sulla fascia destra, Manasiev deve fermarsi, passaggio per La Cava, dalla Cava ad Andrea Gulli, da Gulli a Procopio, passaggio in area per Amaradio, troppo lungo, ci arriva però Luca Amaradio, passaggio di Amaradio nella terra di nessuno, ma ancora Procopio per Gulli, sbaglia lo stop Gulli, poi recupera, ancora Procopio, viene superato da un giocatore, ancora Tambussi, indemoniato, e c'è un fallo su, e c'è l'espulsione, espulsione di Kamal Rizk, siamo 10 contro 10, questa volta è per doppia ammonizione, sta giocando bene, molto bene oggi Tambussi, aveva superato Rizk che con una spallata lo steso, seconda ammonizione per il bomber di origine marocchina e le squadre sono in 10 uomini. Dopo l'espulsione di Cuniato, anche Kamal Rizk deve lasciare lo stadio, o meglio, il campo di gioco. I minuti sono 24, adesso il Dertona alla tre quarti usufruirà di un calcio di punizione, sarà probabilmente Strada sul suo destro ad andare a cercare un compagno. Negli ultimi 22
3 minuti le squadre giocheranno entrambe in 10 uomini. Ecco, Strada steso in area, aperta di testa, palla in fallo laterale ancora a favore del Dertona. Tambussi, Leonardo Tambussi in area, non ci arriva nessuno. Procopio, suo sinistro, ci ha battato. Forse ci sarà il sesto corner per il Dertona. Così è, Dertona che almeno ci sta provando. Dalla bandierina Strada, vediamo Strada dalla bandierina, ci sono diverse maglie bianche, ma anche tante maglie nere in area. Adesso le squadre sono in 10 uomini, palla in area, vediamo se ci arriva Procopio, stoppa la palla, serve Andrea Lacava, alla cava Matteo Sacca, ma deve velocizzare, palla ancora in area, fuori dall'area adesso con Procopio, cross di Procopio, arriva la palla ad Andrea Cunha e la stoppa, serve Strada che poi però commette un fallo inutile di Lernia e il Chisola si salva. 25 minuti di gioco, 2-0, risultato maturato nel corso del primo tempo. Dertona sicuramente vivo, ma Dertona che non riesce a rendersi pericoloso. Intanto esce Lernia ed entra il numero 16, Simone Terri. Quindi addirittura il mister di casa ha inserito una terza punta. De Rigi, figlio di Mauro De Rigi, ex bomber di Casale Novese, ha giocato sia a Fossano che a Pinerolo, è arrivato mi sembra nel mercato di dicembre qui al Chisola ed è il portiere Figlio che va a calciare l'ennesimo lancio. Vediamo Montiglio che perde un po' di tempo, poi lancio lungo verso l'area. Vediamo la cava che lancia la palla a Campanile, poi ancora il nuovo tratto De Rigi, lotta la cava, subisce un fallo e De Rigi appena entrato viene ammonito. Devo dire che quest'arbitro non esita a tirare fuori i cartellini, due espulsi e anche tanti ammoniti. Domenica tra l'altro perderemo sia Toniato sia Matteo Sacca, che è stato ammonito e ha raggiunto il bonus delle ammonizioni, quindi non sarà una partita facile quella con la Lavagnese di domenica al Fausto Coppi. Vediamo Sattanino che va al rilancio lungo il suo destro a cercare Gueye che ha sulla palla ma viene anticipato, poi è Manasiev che sbaglia però il tocco e Nishi che avanza di gran carriera sulla faccia sinistra, cerca Viano e interviene Tambussi che per ora ha giocato un'ottima partita e poi c'è un tiro dalla lunghissima distanza, l'ho visto probabilmente Sattanino fino fuori dai pali, hanno provato a cancellarlo ma la palla è terminata ben alta la trasversale. Tanto un pallone in campo, uno adesso viene buttato fuori. Vediamo Procopio col suo sinistro, il lancio per Matteo Sacca. Non ci arriva Sacca, palla che termina il fallo laterale, trollata da Manasiev, poi è Andrea Lacava con le mani che va a rimettere per Tambussi. Tambussi serve Sacca, da Sacca Guei. E la palla viene scaraventata in fallo laterale. Vediamo ancora Andrea Lacava con le mani. Va alla rimessa. Si lamenta, non trova nessun giocatore a recuperare palla. Poi serve Tambussi ancora alla cava che si taglia centrocampo. Parte Rambo Procopio, la sua conclusione dalla lunghissima distanza. Termina fuori. Ci ha provato col suo sinistro Matteo Procopio. Purtroppo siamo già quasi al 29esimo di una ripresa che dice Isola 2, Dertona 0. Ponsat di testa cerca di far partire un compagno, ma ci arriva
arriva prima di tutti Andrea Lacava, attenzione, viene superato da De Ricci in area, è ancora bravissimo Tambussi a evitare a De Ricci di concludere, attenzione ancora Isola con Viano, questa volta è bravissimo Sattanino, esce con le mani ed evita guai, tanto sembra che Lacava non ce la faccia, potrebbe chiedere la sostituzione, attenzione Lacava zoppica, avanza e palla al piede, poi c'è un passaggio per Manasiev, Manasiev avanza, vediamo Lacava che non è al meglio, tanto Strada, da Strada Procopio sulla fascia sinistra, vediamo il passaggio all'indietro per Strada che purtroppo spara avanti male la palla, poi la riconquista e la stoppa bene per Tambussi, da Tambussi ancora Filippo Strada, avanza sulla tre quarti, serve Manasiev, Manasiev prova a entrare in area, poi si tira, vediamo Manasiev che prova la percussione, il macedone poi prova una conclusione larga, nulla da fare, troppo larga la conclusione, intanto esce Lacava, vediamo chi entra, entra Alberto da Fonte, ma ci dovrebbe essere anche un'altra sostituzione, entra sicuramente da Fonchio ed entra anche il numero 17 Andrea Barisone, vediamo come si ridisegnerà il Derzone, è uscito mi sembra anche a Maradino, quindi dentro da Fonchio e dentro Barisone. Ed è De Grassi che prende palla, la serve per Giorgio Corrotto, poi Rosano parte sulla sinistra, lancio preda di Da Fonchio che tocca la sua prima palla, poi ancora Alberto Da Fonchio su Gironda, però Gironda che conquista palla, serve Giorgio Corrotto, il lancio di Corrotto per Viano, poi Tambussi, Tambussi che è cinturato, c'è un fallo, un attaccante, forse Viano, quindi il Dertona riprenderà il gioco con un calcio di punizione, già battuto, Sattanino, passaggio ad Alberto Tocchio che serve subito Andrea Gulli che adesso gioca da esterno sulla fascia destra al posto di Lacava. Tanto parte Guei che viene superato da De Grassi in velocità, Montiglio spara via la palla, da Fonchio per Tambussi, da Tambussi a Procopio, da Procopio a Tambussi, da Tambussi a Manasiev, lancio di Manasiev per Andrea Gulli, lancio in area completamente sbagliato di Andrea Gulli, mi sembra che abbia perso un pochino il senso della misura anche dei passaggi, Andrea, che è lontano dal campo da diverso tempo, deve sicuramente ritrovare la migliore condizione. Lancio adesso a cercare De Ricci, che gioca assieme a Ponsa davanti, ricordiamo che il Tisola ha perso Kamal Rizk, che è stato espulso per doppia ammonizione, invece Dertona ha perso nel primo tempo Toniato, espulso per un fallo di reazione, intanto c'è un lancio lungo per Sacca, termina purtroppo a fondo campo e ancora una volta Montiglio con la giusta calma va a rimettere la palla in gioco, non ha fretta il portiere di casa, il sole intanto sta per abbandonare lo stadio Dino Marola di Vinovo, e sarà Montiglio col suo destro a rimettere la palla in gioco, lancio lungo di Montiglio, palla sulla testa di Da Fonchio, Strada, lancio lungo per Matteo Sacca, anticipato di testa a Benedetto che serve il proprio portiere, non ha certo fretta l'Isola, Isola che ha fatto
due azioni e due gol. Lancio adesso a favore di Pons, che viene anticipato anche nettamente Strada, ed è Viano adesso che parte in contropiede, serve o prova a servire Gironda, e bravo Barisone ad intervenire. Sbaglia poi tutto Barisone, bravo da Fonchio, che come un leone serve Strada, da Strada Tato Manasiev, il passaggio per Andrea Gulli che sta per entrare in area, prova a tirare Gulli, la sua conclusione viene respinta, poi Procopio sulla fascia, c'è una specie di tocco forse con il fianco di un giocatore del Chisola, poi Strada sulla tre quarti, passaggio per Manasiev che serve Gulli, sbagliato ancora una volta passaggio del centrocampista genovese, direttamente tra le mani di Montiglio. Mancano 10 minuti al mio cronometro, è stata una partita anche abbastanza vivace, anche abbastanza bella. Vediamo Tambussi che deve recuperare palla nella propria area, ancora Tambussi, il difensore del Pontebrone, avanza, palla al piede, serve Procopio, sbagliato, troppo lungo per Gueye che non ci arriva, e la palla termina tanto per cambiare in fallo di fondo. 10 minuti più recupero al termine di questa partita che la vice capolista sta vincendo 2-0. Dertona che ha iniziato abbastanza bene, Dertona che tutto sommato mi sembra squadra viva ma inconcludente. Montiglio, lancio lungo, vediamo ancora Tambussi, forse il migliore oggi Tambussi. Strada cade, poi ancora Tambussi, l'arbitro vede un fallo su Tambussi. Capitan Manasi è entrato 10 minuti fa, serve sulla fascia destra da Fonchio, da Fonchio a Procopio che non rischia, e serve il proprio portiere Sattanino, lancio lungo di Sattanino per Gueye che non la prende, arriva poi di gran carriera Procopio, Gueye, da Gueye a Manasi, da Manasi è una giravolta a servire Andrea Gulli, passaggio di Gulli per Sacca vicino alla bandierina. C'è il calcio d'angolo numero 7 per il Dertona, sarà Strada ad andarlo a calciare, bisogna approfittare questi calci piazzati, intanto probabilmente entrerà Tigani, vediamo se riuscirà a fare qualcosa di buono, esce Procopio ed entra con la maglia numero 20 Ervin Tigani. Sarebbe veramente importante per Tigani segnare un gol. Vediamo dalla bandierina Strada. Strada, cross teso in area, ci arriva per un attimo Gueye che non riesce alla conclusione, poi da Fonchio verso il portiere, c'è un fallo su Benedetto, un parapiglia. Adesso ci sono due giocatori che si abbracciano in modo diciamo non affettuoso e l'arbitro interviene, nulla di fatto, c'è stata una mezza occasione in area per Bertone ma nulla di fatto, è entrato intanto Tigani e è uscito Procopio, Bertone che termina con due punti in campo, Guglie e Tigani, un fantasista, Strada è un esterno alto, Sacca. Vediamo Montiglio alla rimessa lunga, dovrebbe intervenire Tambussi che viene ammonito, primo errore di Tambussi
su De Righi, c'è stata una manata in testa, c'è anche un po' di nervosismo naturalmente in Bertone, che ha bisogno di punti. Adesso De Righi sta un po' in terra, si rialza in questo momento De Righi, e ci sarà il calcio di punizione a favore del Chisola. Quando io cronometro i minuti sono 38, sarà Viano a calciare questo calcio di punizione, tutto spostato sulla destra, è la tre quarti d'attacco della squadra allenata da mister Ascoli. Vediamo Viano che va a calciare, ancora un attimo di attesa, ecco che calcia Viano, viso in area, e si fa superare da Benedetto, che però poi non riesce a controllare la palla. Benedetto, che è un centrale, non è un attaccante, la palla termina il fallo di fondo. Adesso Sattanino a servire Andrea Gulli sulla destra, lancio profondo di Andrea Gulli a servire Gueni, che non ci arriva, non ci arriva neanche Tigani, sbaglia però il controllo Benedetto, che poi però recupera bene, serve bene Montiglio, e quindi nulla di fatto. Mancano 5 minuti al termine di una partita che il Bertone sta perdendo 2-0. Tambussi testa, passaggio a cercare Sacca, poi ancora Luigi che si porta la palla in fallo laterale. Da Fonchio, numero 13, serve Sattanino, che rilancia lungo a centrocampo a cercare Gueye. Di testa Gueye a metà strada, serve Barisone, che arpiona bene la palla, poi Strada, da Strada a Tigani. Vediamo Tigani se riesce a entrare in area. Serve Strada, passaggio ancora per Matteo Sacca sulla destra. Da Sacca Tigani, che controlla la palla, poi ancora Andrea Gulli. Gulli che prova di testa a servire Sacca in area, batti e ribatti, ci vuole decisione, non bisogna cincischiare in questo modo. La stessa decisione che ci ha messo adesso Alberto Da Fonchio per recuperare palla. Siamo sulla fascia sinistra con Barisone. Prova a guizzare Barisone, naturalmente non ci arriva Gueye, e la palla termina in fallo di fondo. Bertone che non gioca male fino alla tre quarti e poi non riesce a finalizzare. Mi scuso, l'avrò già detto 10 volte. E comunque è il portiere Montiglio che va alla rimessa. Manca davvero poco, 3-4 minuti più recupero. Montiglio va alla rimessa col suo piede destro. Lancio lungo di Montiglio a cercare De Righi. Non ci arriva Manasiev, che poi recupera pallo. Ancora Manasiev. Palla in fallo laterale. Andrea Gulli con le mani, serve Tigani. Tigani che non sa cosa fare, palla la passa la palla a Gulli, poi Da Fonchio, poi Tambussi, appena ammonito. Tambussi avanza, palla al piede sulla tre quarti, serve troppo profondo Gulli. Poi c'è un rinvio alla viva al parroco da parte di un giocatore del Chisola. Attenzione adesso a Da Fonchio, che passa la palla a Ponsat, che segna gol del 3-0. C'è stato un errore di Da Fonchio di testa, doveva passare a Sattanino, troppo corto il passaggio, e Ponsat segna gol facilissimo al 43esimo. Ponsat 3-0, non ci voleva anche il regalo finale. Purtroppo anche Ponsat va a rimpinguare il suo bottino nella classifica dei marcatori.
Chisola che si dimostra squadra esperta e cinica. Probabilmente ci sarà spazio anche per una nuova sostituzione da parte di Chisola. Vedo che si sta preparando il 18 Simone Montenegro. Esce Ponsat tra gli applausi, è il capocannoniere di questa squadra, l'ex Juventus Novese. Intanto chiedo gentilmente allo studio se ci sono dei risultati, dovremmo essere quasi alla fine anche eccoci, sugli altri campi. Eccoci Domenico, sì sì, ci sono anche tutti gli altri risultati, se vuoi vado a fare un riepilogo, dimmi tu sì, se può pure, essere un buon momento. Allora stiamo parlando della 25esima giornata di questo mercoledì 31 gennaio 14:30, iniziato alle 14:30 chiaramente, stiamo parlando della Serie D Girone A, le partite in questo momento in campo c'è Albenga Chieri 0-0, Asti Ticino 0-2, Borgosesi Fezzanese 0-1, Bra Alba 2-0 per il Bra, Chisola de Ortona che la stiamo seguendo 3-0 per il Chisola, Gozzano Pinerolo 2-2, Lavagnese Sanremese 2-2, Vado Varese 1-0, Vogherese Pondonna 1-1, mentre l'Alcione Milano che è iniziato alle 15 in questo momento sta perdendo 0-1 contro il Ligorna. Con i risultati che stanno maturando, il Dertone è ancora fuori dalla zona play-out, ma solo di un punto perché Chieri e Pinerolo sono quota 27. Domenico, dici se dobbiamo dire anche la classifica a questo punto. Se... Ma la sentiremo alla fine. Ok, perfetto. Sicuramente perfetto. Non mi piace il risultato della Fezzanese che si allontana dalla zona calda. Esatto, mentre il Gozzano è stato recuperato dal Pinerolo e... Sì, però un punto lo fa. Ecco, esatto, giusto. Quindi, insomma, momento complicato anche sì, per quanto riguarda la classifica. Anche perché oltre a guardarci alle spalle, dobbiamo guardare le squadre vicino a noi che non si allontanino troppo, no? Perché, certo. Ripeto, che domenica ci sarà un prossimo turno infuocato contro la Lavagnese e poi ci sarà una settimana di vacanza e vorrei arrivare alla sosta in una posizione non troppo delicata. Dire così. Siamo completamente d'accordo, anche perché la Lavagnese comunque è a soli tre lunghezze dal Deottona in piena zona playout, ma appunto come dici anche tu è anche lei insomma nel gruppone appena sotto il Deottona e comunque dobbiamo guardare le squadre appena sopra. Il cronometro dice 90esimo. Il cronometro dice 90 e mi sembra di aver sentito 4 minuti di recupero, però ormai non conta più niente, domenica ne abbiamo prese 3, oggi ne abbiamo prese 3. E... anche se la dinamica della partita è completamente diversa, oggi tutto sommato ho visto un Dertona vivo, ma un Dertona che non avanti praticamente sterile, abbiamo avuto due calci di punizione anche ben tirati da strada, ma certo. Sono le uniche due conclusioni, praticamente Montiglio non è mai stato impegnato, ci sono state delle azioni anche abbastanza pericolose, ma arriviamo solo vicino alla tre quarti e poi in area non succede mai nulla. Al netto dell'espulsione, se posso chiederti Domenico, al netto dell'espulsione di Toniato al 40esimo minuto di gioco, che insomma ci ha lasciato lungo in 10, forse ancora di più la chiave di volta della partita è stato quel gol sbagliato da Tambussi e poi sul rovesciamento di fronte il 2-0 di Viano, che ancora di più forse ha spezzato le gambe ai ragazzi del Dertona. Sì, sicuramente, purtroppo questa legge del calcio è vera, gol sbagliato, gol subito, era successo anche domenica scorsa, rigore sbagliato, rigore subito, e comunque sicuramente non possiamo rimproverare Tambussi che ecco, oggi ecco. Ha fatto una grande partita, sì, non sì. Era facile in velocità, lì ci voleva un bomber per mettere bene la palla, lui ci ha provato, il tiro non è stato preciso. La differenza tra le due squadre è davanti abissale, ragazzi. Certo. Hanno avuto tre palle gol e hanno fatto tre gol. Chiaramente, infatti come dicevi tu anche e come tra poco poi leggeremo qua la classifica, in questo momento il Chisola è secondo, tra le altre cose insomma il fatto che l'Alcione stia perdendo in casa 1-0 con Ligorna aumenta ancora di più credo lo spirito di questa squadra nel tentativo di andare a recuperare la prima posizione, testa e concentrazione. Sì, anche perché Carlo, stiamo tutti attendendo la sentenza del giudice sportivo che si sta facendo attendere un po' troppo, il Bra ha fatto ricorso, si parlava di una possibile lunga penalizzazione, 8-10 punti, magari non succederà nulla, comunque
prima o poi dovremo sapere, anche nell'interesse del campionato, perché se non ci fosse nessuna penalizzazione, ormai il campionato può perderlo solo Alcione Milano. Ecco, chiaramente, insomma, questo per quanto riguarda la testa della Serie D Girone A. Tra le altre cose, una piccola curiosità, tanto se posso ancora chiederti, Domenico, che all'andata fu una partita pazzesca dove il Derotone è riuscito a raggiungere il gol in recupero, stava perdendo 2-1 al 1-0 al 90esimo, poi ha vinto 2-1. Questo è proprio lo specchio al contrario di quello che sta accadendo dopo 6 giornate di ritorno da un Derotone in zona playoff. Era un altro Derotone, Derotone brillante, Derotone anche più compatto. Chisola non aveva giocato male quella partita, si era portato in vantaggio con Rizke e poi noi eravamo riusciti a segnare l'1-1 e poi il 2-1 col tripudio finale di un pubblico del Fausto Coppi che era molto felice, sì. Molto meno in questo momento. Attenzione, c'è il 4-0. Mamma mia. Ecco, prego. 4-0 annullato fortunatamente, forse per fuorigioco, per un fallo. Aveva segnato il numero 14 Trimarchi, è entrato, ma e eccoci. Tanto l'arbitro con un certo anticipo dice che possiamo andare a casa. Okay. Io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiremo domenica dal Fausto Coppi. Certamente. Una situazione non facile, grazie. Ringraziamo. E buon mercoledì a tutti. Grazie mille a Domenico Cremonte direttamente da Vinovo, col quale insomma abbiamo condiviso quella che è stata la sesta giornata di ritorno della 25esima giornata della Serie D Girone A, Derotone che ha perso ai noi 3-0 in trasferta contro il Chisola, partita complicata che poi insomma è andata a mettersi ancora peggio dopo l'espulsione di Toniato. Insomma, andiamo un attimo a fare un recap del tabellino, poi tra poco chiedo invece a Christian se ci dice la classifica. Ricordiamoci dunque il risultato finale 3-0 a favore del Chisola, in vantaggio al 20esimo su un'autorete sfortunata di Sacca, poi ancora il Derotone ha rimediato l'espulsione di Toniato al 40esimo e dunque in 10 uomini la formazione bianconera. Viano dunque al 45esimo del primo tempo ha messo dentro il 2-0 che di fatto ha chiuso la partita. Nella ripresa il Derotone ha provato a riprendere la situazione in mano con l'espulsione di Rizk per quanto riguarda il Chisola, doppia ammonizione, anche se la formazione di casa ha sempre mantenuto il pallino del gioco e il risultato finale ha detto 3-0 con il gol di Ponsà, una rete su retropassaggio sbagliato da parte del Derotone. Leggo un attimo i risultati finali di giornata e poi a Cristian chiedo la classifica. Sì. Albenga Chieri 0-0, Asti Ticino 0-2, Borgosesi Fezzanese 0-1, Bra Alba 2-0, Chisola Derotone 3-0, Gozzano Pinerolo 2-2, Navagnese Sanremese 2-2, Vado Varese 1-0, Voghirese Pondonà 1-1 e dicevamo in testa alla classifica l'Alcione sta perdendo in casa 0-1 contro Ligona. Prego Cristian per la classifica. Sì, dunque l'Alcione è sempre primo a 54, il Chisola in questo momento li mangia 3 punti perché accorcia meno 7, al secondo posto con 47 punti, Ticino al terzo posto a 44, Ligona e Varese a 42, appena fuori c'è il Bra 41, Albenga 40, Vado 38, Asti 37, Fezzanese 33, Gozzano 31, Vogherese 30, Sanremese 29, Derotone 28. Dentro la zona play-out c'è il Chieri a 27 insieme al Pinerolo, la Lavagnese 25, Alba 24, Pondonna 20 e chiude il Borgosesi a 14. Esatto, quindi questo per quanto riguarda i risultati, ci sono alcune partite che sono ancora da, diciamo così, dare i risultati definitivi, ma di fatto questa è la situazione. Facciamo così, andiamo con l'ultimo treno pubblicitario prima di chiudere la trasmissione, poi magari sentiamo ancora il commento del nostro Gianni De Caro. Questa è Radio PNR, questa è la diretta sport per commentare la sconfitta del Derotone in casa del Chisola ai noi 3-0. In un ambiente stimolante e accogliente, la Palestra American Club di Tortona ti offre la possibilità di divertirti e di migliorare la forma fisica e il benessere del corpo. Tutti i giorni dalle 7.30 alle 22 puoi condividere passioni e interessi con nuovi amici. Tutte le attività della palestra su americanclub.it. American Club, la tua seconda casa.
Assicurazioni Picchi opera da 50 anni con professionalità e serietà, offrendo alla sua clientela servizi finanziari ed assicurativi. Marco Picchi ed il suo staff ti aspettano per proporti i prodotti previdenziali e finanziari più innovativi e offrendoti un servizio personalizzato in linea con le tecnologie di comunicazione più moderne. Assicurazioni Picchi è a Tortona in largo Borgarelli 3, telefono 0131 81 50 78. Assicurazionipicchi.it per affrontare insieme le sfide di domani. Fly On Aero è il centro di formazione aeronautico approvato da ENAC, specializzato in corsi teorici e pratici per la formazione di nuovi tecnici aeronautici. I corsi consentono di richiedere la licenza di manutenzione aeronautica all'ENAC e di iniziare a lavorare presso società aeronautiche nazionali e internazionali con stipendi superiori alla media. Contattaci al numero 344 0323 944 oppure scrivi a info@flyon.aero e vieni a visitare la nostra sede di Tortona. Prendi il volo per un mondo pieno di opportunità. Una colazione golosa, una pausa pranzo sfiziosa, tante ricette genuine per portare in tavola il pane di una volta e una grande varietà di pizze e focacce. Tanti prodotti da forno artigianali, preparati con ingredienti selezionati, accompagnati dalle specialità della caffetteria interna. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 14.30, La Tostaccia vi aspetta a Tortona in strada statale per Voghera 93. La Tostaccia, la focacceria più tosta che c'è. La tua vita, la tua radio. Eccoci qua di nuovo in onda, solo per darvi il risultato finale per quanto riguarda il Deotona: 3-0 la sconfitta contro il Chisola, e soprattutto insomma siamo qui a commentare questo pomeriggio complicato col nostro Gianni De Caro. Ciao Gianni, eccoti, buongiorno ancora. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Siamo ancora qui a piangere per un Deotona che secondo me, in quello che si è visto nei 94 minuti, non ha giocato male. Ecco. Certo che non facciamo gol, però ne prendiamo anche tanti, quindi... si sa, è la solita storia, però noi cerchiamo di andare avanti per la nostra strada, cerchiamo di lavorare e vediamo se viene fuori qualcosa di buono. Ecco, sconfitta pesante questa contro il Chisola, dicevi comunque qualcosa da salvare c'è. Domenico in radiocronaca ha forse sottolineato la buona prestazione di Tambussi. Tu cosa dici, c'è qualcosa da recuperare, da salvare, ecco, anche proprio a livello di nomi? Beh, insomma, la partita, la prestazione non è stata proprio disastrosa, non facciamo gol, qualche tiro in porta l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato un gol con Tambussi su 1-0, rovesciamento di fronte, becchi il 2-0 e 45esimo, lì la partita finisce. Però mi stupiva, per esempio, i tifosi del Chisola dicevano meritiamo di più, hanno il doppio dei nostri punti, certo. Sono secondi in classifica e meritiamo di più, meritiamo anche noi di più, noi siamo il Deotona, siamo una società storica del Ponte, meritiamo anche noi qualcosa in più, almeno una classifica un po' migliore, non dover tutte le domeniche lottare. Da salvare oggi c'è la prestazione del centrocampo, perché la difesa, insomma, quando prendi tre gol non so cosa puoi salvare. L'attacco, Strada ha fatto qualche tiro solo su punizione, anche se qualche occasione l'hai avuta, però dobbiamo cercare di riprenderci. Una buona prestazione di Procopio. Gulli deve ricominciare a giocare, a macinare il gioco, a essere più propositivo, perché fuori 2 mesi e mezzo dai campi si vede, non riesce neanche a misurare, dosare i passaggi. Speriamo bene. Ecco, certamente, qui con me c'è anche Cristian Semino in studio. Prego Cristian. Sì Gianni, volevo chiederti, te l'avevo già chiesto 2 o 3 partite fa, quanto è a rischio adesso mister Daidola per la partita di domenica se non dovesse arrivare un risultato positivo? Guarda, credo che a questo punto Se non ha rischiato quando aveva 12 giornate senza vincere, non so, non penso che possa rischiare. Boh, ecco. Non penso, diciamo che riesce a pararsi un po', a pararsi tutto quanto, perché bene o male, insomma, la prestazione la fa, purtroppo ha sempre degli infortuni, ha sempre delle squalifiche, bisognerebbe compattarsi, fare una bella vittoria e magari
ti riprendi. Senti, a proposito di opportunità, mi verrebbe da dire, Drottone Lavagnese domenica 4 febbraio alle 14.30 può essere veramente il Coppi un fattore fondamentale per il Drottone? Assolutamente sì, com'è? Domenica il Coppi deve essere bollente, deve a tutti i costi fare la partita e andare a vincere la partita, assolutamente. Anche perché subito dopo la Lavagnese ci sarà, ecco, esatto. Anche perché è una squadra tosta, che la Lavagnese noi ci ha sempre fatto pelare, non molla niente, quindi esatto. cerchiamo di battere la Lavagnese a tutti i costi. Va bene, allora io ringrazio Gianni per la sua preziosissima disponibilità. Grazie mille, ragazzi, buon pomeriggio. Evviva. Domenico Cremonte e io adesso andiamo a fare le nostre belle interviste. Perfetto. Speriamo che qualcuno parla. Ecco, certamente. Beh, insomma, anche se vi dico che oggi io non riesco a condannare la prestazione. Ecco, questo è fondamentale e vi ringraziamo anche per insomma la vostra voce diretta direttamente da Vinovo per questo Chisola. Grazie mille, ragazzi. Grazie Amaro. Mille. Ma è fondamentale. Buon pomeriggio. Ciao, a presto Gianni, un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, a domenica. Allora, siamo in sede di saluti, allora ringraziamo Domenico Cremonte, chiaramente, che ci ha raccontato tutta la partita da Vinovo, sede del match tra Chisola e Drottone, che lo ricordiamo è finito 3-0, Drottone in 10 uomini per tutta la ripresa, insomma, partita veramente complicata. L'appuntamento domenica 4 febbraio per Drottone Lavagnese sempre sui canali di Radio PNR. Io ringrazio Cristian, quel mio fianco. Grazie a te, Carlo. Esatto, allora siamo felici di avervi raccontato lo spot del territorio, vi auguriamo buon proseguimento di giornata, rimanete qui su Radio PNR perché la programmazione è avanti. Ciao, buona giornata, a presto.